Quando si parla di epatocarcinoma sempre più spesso entra il ruolo del microbiota. Esiste un ruolo? Qual è lo stato di avanzamento degli studi? Ci sono degli studi in corso, sicuramente adesso con l'utilizzo dell'immunoterapia sarà importante studiare anche questo aspetto. Quello che sappiamo sicuramente, ad esempio, che alcuni pazienti epatopatici hanno una particolare problematica dovuta agli shunt, dovuta alla cirrosi, quindi all'ipertensione portale, per cui il microbiota sarà fondamentale, perché andando a saltare il circolo epatico chiaramente questo può determinare risposte differenti ai trattamenti, ma anche scompensi epatici differenti e problematiche legate anche alla qualità di vita. Poi quindi sarà fondamentale capire il microbiota, ma anche come modificarlo per avere maggiori risposte e maggior qualità di vita per i nostri pazienti.